Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi vi porto una mia ennesima versione di un bellissimo effetto di Joseph B, dal titolo Just Absurd. Vi lascio il link in descrizione, per vedere la sua performance originale e per acquistarla, qualora siate interessati. Beh, ovviamente acquistando il suo gioco avrete la spiegazione del suo gioco, non di questo, perché è totalmente diverso. C'è un altro metodo, perché a me non cioè mi piace sia creare i giochi da zero, diciamo così, sia come posso dire, imparare dei giochi di altri e farli miei, quindi adoperando altri metodi per arrivare comunque allo stesso risultato. Comunque io vi consiglio di acquistarlo perché imparerete un metodo, diciamo così, molto geniale e che io non conoscevo, quindi assolutamente consigliato. Bene, dopo tutte queste parole inizierei subito. Abbiamo una predizione sul retro c'è scritto un numero, abbiamo dei dadi che nella performance originale non serviranno, ma mi serviranno qui per scegliere una carta casuale. Due mazzi, uno blu e uno rosso. Quello blu è quello della, diciamo così, della predizione, mentre quello rosso è quello che ci servirà per scegliere la carta. Andiamo anche qua a dare una mescolata. E dopodiché chiedo allo spettatore, di dirmi stop mentre vado a distribuire le carte. Quindi in performance vera farei così, quindi ne butterei giù una a una, quando mi dice stop ci fermiamo, però qua ho dei dadi, no? Così togliamo ogni dubbio che la carta sia assolutamente casuale. Allora, 1 più 4, 5 più 5, 10. Quindi è come se avessi distribuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lo spettatore avesse scelto questa carta qua, ok? Quindi il 9 di cuori poteva fermarmi ovviamente su qualsiasi carta. Tutte le carte sono differenti e comunque il mazzo è stato mescolato. Benissimo, 9 di cuori è la carta scelta dallo spettatore. Come vi dicevo all'inizio, sul mio foglietto c'è scritto un numero che andrà sommato con il valore scelto dallo spettatore, quindi in questo caso 9. Vediamo che cosa ho scritto. Ho scritto 23. 23 più 9 fa 32. Consegno il mazzo blu, mazzo predizione, allo spettatore e gli chiedo di contare 32 carte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Non una carta prima, non una carta dopo, nessuna di queste carte, nessun'altra di queste carte, ma bensì la 32esima. Vediamo un po' che carta è. Esattamente il 9 di cuori, la carta scelta dallo spettatore. Scusate i cani, scusate le campane, scusate la luce, scusatemi per tutto. Io spero che almeno il gioco vi sia piaciuto. Prima di lasciarvi, vi ricordo che in descrizione vi lascio, oltre che la performance di Joseph, anche il video del mio giveaway. Quindi, se non avete ancora partecipato, partecipate lasciando un commento e buona fortuna per l'estrazione. Ciao e al prossimo video!